28esima udienza 19 febbraio 2016. Persone citate. Giuseppe Specchio, consulente del pubblico ministero, laurea in informatica, più master, tenente. Rudi Daguanno, consulente del pubblico ministero, maresciallo del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche di Roma. Daniele Apostoli, consulente tecnico per il pubblico ministero, laurea. Università di Milano, controlli di sicurezza informatici, domiciliato a Brescia. Nicola Mazzini, nato il 29 agosto 1986, consulente del pubblico ministero, laurea in ingegneria informatica. I primi due testimoni chiamati a deporre sono il tenente Specchio e il maresciallo Da Giuseppe Specchio, sottotenente, laurea in informatica più master. Rudi Daguano, maresciallo del raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma. Il tenente Specchio dichiara che l'incarico avuto consisteva nell'analisi del materiale informatico sequestrato all'imputato, in particolare computer, pent driver, cellulari. Pubblico Ministero, conteneva una copiosa quantità di materiale pornografico? Qualche richiesta pedopornografica? specchio alcuni siti amatoriali. Interviene il maresciallo Daguanno. Al momento dell'installazione creati due profili utenti e un terzo profilo intestato a massimo. Il profilo massimo sarebbe stato creato alle ore 21.41.03 del 31 gennaio 2010. Il PM chiede se al momento dell'installazione siano stati caricati software particolari, se oltre all'antivirus qualche altro sistema per le cancellazioni dei siti visitati. Gli accessi con questo profilo massimo dalla data di installazione sino alle ore 15.08 del 10 giugno 2014 sarebbero stati secondo il consulente sarebbero stati 2.134. Nell'espletamento dell'incarico, continua il maresciallo Daguanno, si è attenuti all'elenco delle parole chiave di ricerca fornite dall'autorità giudiziaria. I principali motori di ricerca utilizzati Google e YouTube. In data 11 giugno 2014 viene effettuato un backup. Da questo backup risulta una ricerca ragazzine vagine rasate. Dall'analisi risulta evidenziato il parametro Q Quay, lettera Q. Spiega il tecnico che per le ricerche fatte in automatico dai motori di ricerca viene indicata una sigla, mentre per le ricerche fatte volutamente dall'individuo e digitate dallo stesso il parametro che viene indicato è quello della lettera Q, che sta per Quay. Pubblico ministero, il parametro Q, Quay significa che l'ha digitato l'utente? In data 29 marzo 2014, alle ore 9.55.31 del mattino, quale attività è riscontrata sul computer? Continua il PM. Da guano, ragazzine con vagine rasate. PM. Altra ricerca di questo tipo? Da guanno, ragazze rosse tredicenni. Ragazze vergini. Ragazze vergini rosse. PM. Altre cose? Da guanno, sono stati rinvenuti frammenti di ricerche ragazze per, ragazze per, PM, non ho altre domande. Interviene Enrico Pellillo: ha riscontrato qualcosa in data 26 novembre 2010, data della scomparsa di Yara? Da guanno, il computer portatile alle ore 23.37 e 12 risulta acceso. Il computer portatile è acceso. Pelillo fa notare che sul sito diciottenni sarebbero ben 32 gli accessi. Specchio, non lo possiamo dire. Potrebbe essere andato su questo sito senza passare da Google. Almeno una volta è stato comunque visitato. Pelillo chiede se è stata fatta una ricerca sui siti finalizzati agli incontri. Specchio, no, non è stata fatta questa ricerca. Ci siamo attenuti alle indicazioni dateci dalla Polizia Giudiziaria. Terzo teste, Daniele Apostoli, consulente tecnico per il Pubblico Ministero, laurea Università di Milano, controlli di sicurezza informatici domiciliato a Brescia. Nicola Mazzini, nato il 29 agosto 1986, laurea in ingegneria informatica ed abilitazione ingegneria, consulente da 10 anni per le procure. Daniele Apostoli, l'incarico ricevuto dalla Procura di Bergamo conserva fondamentalmente nell'analisi informatica dei due computer dell'imputato, un computer fisso ed uno portatile, sottoposti al sequestro ed all'analisi dei dischi della memoria esterna. PM, cosa avete potuto trovare? Apostoli fa una premessa asserendo che l'analisi effettuata si è basata su una lista di parole chiave fornita dalla Polizia Giudiziaria per accertamenti specifici. In base a queste parole chiave messe a disposizione si è svolta la ricerca. Numerose le attività internet svolte sui siti di carattere pornografico e su siti di incontri. Ove è stato possibile si è ottenuto anche l'orario esatto delle varie navigazioni. Altre volte questo non è stato possibile dal momento che l'hard disk dispone di diverse aree in cui vengono allocate le registrazioni. Così, in alcuni casi è possibile riverire data e ora, in altri casi le registrazioni possono andare a finire in una particolare area del computer, un'area non allocata che il computer tiene libera per ulteriori prestazioni. In questa zona le registrazioni vengono cancellate per mantenere spazio libero. In riferimento alle navigazioni internet si è potuto accertare che in data 24 giugno del 2009 alle ore 13.33.44 è stato visitato il sito incontri.com. PM chiede informazioni per quanto riguarda la disponibilità temporale del computer fisso Acer, da quando a quando. A postoli, l'Acer era in dotazione nella disponibilità dell'imputato dal 2002 fino al 2009. All'interno del computer fisso installato un software antivirus e anche un software di cancellazione sicura per navigazione internet, onde consentire più spazio fisso, software C-Clinea. Quarto test, Mazzini. Le principali sezioni di navigazione, principalmente tre. Navigazione su siti di informazioni e notizie. Navigazione su siti ebay, navigazione di natura pornografica, PM, tracce ricerca, orge di ragazze che si fanno scoppare da tutte, altre pagine, 120 per scoppare, 120 ragazzi per, navigazioni datate, mazzini. Alle ore 23, 28 e 20 dell'8 gennaio 2014 viene digitato il termine «verginità». Sempre lo stesso giorno, qualche minuto prima, alle 23.3618 è stata effettuata analoga ricerca. I termini che seguiranno la parola verginità sono stati volutamente digitati. PM Altre ricerche? Mazzini il 29 maggio del 2014 alle ore 9.55.31 termini ricercati. Ragazzine con vagine rasate. Il parametro Q ragazzine sbarra, vagine, sbarra, rasate, indica che è una ricerca non fatta in automatico ma voluta dal ricercatore. Poi ancora, ragazze rosse con poco pelo sulla vagina. Anche in questo caso la sigla QQ, lettera Q, sta a significare che è una ricerca voluta, ragazze più rosse più pelo più vagina. PM. Articolo notizia di cronaca. Mazzini risulta consultato un articolo del giornale Il Mattino di Padova, un articolo sulla violenza sessuale. L'articolo pubblicato su web non è databile. Da una ulteriore ricerca è stato appurato che la navigazione è avvenuta in data 3 agosto del 2013. Il consulente fa presente che è stato rinvenuto, recuperato inoltre, un documento Word, un file temporaneo dal seguente contenuto. Casa Libera. Le proporrei Serata Sesso Frenato, ti amo tantissimo. Seguono ulteriori navigazioni su siti video porno con ricerche a 20 per oggetto, giovani piccole scoppate, giovani vagine rasate, ragazza più nera, più grassa, più imbranata ed ancora ragazza nuda, rossa e imbragata su YouTube. PM, perdere la virginità senza dolore. È stato fatto dalla macchina la ricerca o la ricerca è fatta da un essere umano. Mazzini, se la registrazione della ricerca riporta determinati valori come ad esempio Q, vuol dire che le ricerche sono state fatte manualmente, volutamente dall'interessato e non in automatico. Ulteriori navigazioni e ricerche riguardano ragazze vergini rosse e ancora due giovani ragazzine si scambiano. Ricerca effettuata alle ore 1.15.57 del 20 gennaio 2014 e poi ragazze con vibratori parole spinte come pompino si fa riferimento anche a una fotografia appartenente a collegamenti a quegli spazi di memoria non allocata. PM chiede conferma al consulente della navigazione effettuata dall'imputato su una pagina della questura di Bergamo. Mazzini, la pagina della questura di Bergamo è stata visualizzata due volte, in data 26 luglio del 2012, la prima volta alle ore 18.38, una seconda volta sempre lo stesso giorno, 26 luglio del 2012 alle ore 18.55.34. PM, non ho altre domande. Dopo l'intervento del pubblico ministero e la volta dell'avvocato di parte civile Pelillo, il quale chiede conferma ai consulenti delle pagine visitate, dei siti, chiede in particolare anche conferma in alcuni casi di dati orari, ottiene conferma degli accessi effettuati in data 10 giugno del 2009 alle ore 14.42.39 e del 24 giugno 2009 alle ore 15.33.44 sul sito Incontri e ancora sempre sullo stesso sito la conferma sul giorno 19 giugno 2009 alle ore 23.46.30 ed ancora chiede conferma della consultazione sul portatile del record come rimorchiare una ragazza in palestra. Insiste l'avvocato di parte civile Pelillo citando vari record visitati avventi come oggetto pratiche sessuali di violenza. Ragazza nuda, rossa e imbragata. Chiede conferma anche di un accesso effettuato in data 15 marzo 2014 alle ore 23.50. Oggetto sottomesso in prigione. L'incalzare dell'avvocato di parte civile Pelillo non è di gradimento a Bossetti. Questo quanto si evince almeno così pare dallo sguardo oltremondo infastidito dell'imputato. L'elenco dei record citati da, da Pelillo continua citando siti di Sesso Sadomaso, poi, rivolgendosi al consulente a posto, gli chiede lumi sul software utilizzati per le cancellazioni dei siti visitati. Oltre al software C Clinear è stato accertato l'utilizzo di una particolare chiavetta esterna, idonea alla cancellazione dei file visitati senza che il programma venga installato nel computer. La cancellazione avviene al momento senza installare il programma all'interno del computer. Rimane però traccia di esecuzione da una memoria esterna, un sistema di navigazione anonima. Al momento della chiusura e della disinstallazione del driver esterno i dati relativi alla navigazione effettuata vengono cancellati. Un sistema di navigazione anonima adottato sul computer portatile che fa presumere, così dichiara lo stesso avvocato Enrico Pelillo di parte civile, che l'attività realmente svolta dall'imputato sia molto più abbondante e compiosa. Al termine del controesame effettuato dall'avvocato di parte civile per la famiglia Gambirasio Enrico Pelillo, il Presidente aggiorna l'udienza al giorno 24 febbraio, giorno di mercoledì per le ore 10.